no, non è niente. Ma non ti preoccupare. No, sta dormendo adesso. No, scusami, ma come non può parlare? No, ma dimmi se sta bene. T'ho detto che non è niente, non ti preoccupare, sì, t'assicuro, dai. Passami la Marta adesso. Sì, te la passo. Ma che passi, che passi? Passa, a disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state. Ma non me ne frega un cazzo se c'ha la colica o c'ha la lebbra. Amore. Per piacere, state zitti, zitti e fermi. Senti tutti che sto parlando. Oh, e poi mi ero raccomandato. Mi ero raccomandato, qui sono conosciuto, questo è un posto di classe, di lusso. Qui ci vengono solo i signori, hai capito? Da non parlare poi della figura di merda che mi avete fatto fare col prete. Vabbè, mi dispiace, ho capito. Ma mi dispiace un cazzo, ma voglio sapere... Sì, ma adesso passami mia moglie. Come? Che dici? Ti ho chiesto di passarmi mia moglie. Ragazzi, io avverto, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve li butto nella fogna da cui vorrò accolto. È chiaro? È chiaro? Ma dico, che guardate voi? Perché non continuate a mangiare? Su! Pronto? Pronto? Lo sai che con 20 milioni si può comprare un bar in Costa Rica? Sulla spiaggia. Sole, mare, un sacco di palme. Tutto l'anno in costume. Tutto l'anno in costume. Nessuno che ti rompe le palle, che ti dice quello che devi fare. Certo ci vuole coraggio, Bisogna abbandonare tutto. E se ti va male? Eh beh, il rischio c'è. Del resto se non rischi... Tu non hai mai rischiato? Una volta. Una volta ho messo due fisse a Intercagliere. Sai che questo qui è un Garpes, uno dei più grandi scultori viventi, eh? Ma scultore che cosa? Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh. Va, non ha neanche le unghie, dai. Oh, ma che foto che c'è? Ma sei cambiatissima, così hai 20 anni qua, eh? No, questa qui è la foto di Balotelli.